Qual è il tuo why? Qual è il motivo per cui hai deciso di dimagrire? Te lo sei mai chiesta? In questo video ti spiegherò perché è così importante trovare il proprio why e alla fine di questo video ti rivelerò un metodo per massimizzare l'aderenza alla dieta ed evitare di sgarrare compulsivamente. Find your why that makes you cry. In italiano suona un po' come trova quel perché che ti faccia piangere e rispecchia perfettamente l'importanza di avere una motivazione così forte che ci dia veramente un motivo per andare oltre, continuare sulla nostra strada, qualunque sia l'impedimento. L'importanza di una motivazione che ci stia veramente a cuore per continuare un percorso nutrizionale. Molto spesso l'estetica non basta perché non la viviamo come priorità tutti i giorni. Certo, ci sono i giorni in cui magari ci proviamo un vestito, in cui riceviamo una critica, per cui sentiamo la necessità di dover fare un cambiamento, però arriva quel giorno, arriva la stanchezza, arrivano le voglie, per cui arriva quel pensiero che ti dice: ma alla fine non devi mica partecipare ai provini di Victoria's Secret. Fondamentalmente vai bene anche così. Fare le scale senza il fiatone, poter giocare con i propri figli, non avere più dolore, non avere più problematiche intestinali, digerire bene, avere energie, essere felici. Queste sono motivazioni che consideriamo tutti i giorni importanti, che tutti i giorni viviamo e ci permettono di mantenerci concentrati sul nostro percorso, perché chiaramente, se vediamo che un'alimentazione particolare, che qualche piccolo sacrificio ci dà grandi risultati, ci dà accesso a cose che prima non riuscivamo a fare, beh, quella è una motivazione che ci spinge ad andare avanti, oltre la fatica, oltre le voglie, oltre le tentazioni. Quindi, qual è il tuo perché? Come pensi che cambierà la tua vita una volta che sarai soddisfatta del tuo peso? Avere ben chiare queste risposte può fare veramente tutta la differenza del mondo. Ora, fermati un attimo, prova a visualizzare quella tua te nella forma che sogni. Cosa stai facendo? Cosa è cambiato? Cosa ora puoi fare che adesso non puoi fare? Quali sono le difficoltà che incontri tutti i giorni legate al tuo peso in eccesso o alle tue abitudini alimentari sbagliate? Come sarebbe la tua vita senza le abbuffate, senza quei momenti in cui l'unica cosa di cui ti importa è il cibo? Come potresti dedicare quel tempo che fondamentalmente sprechi? Non ti limitare a pensarlo, scrivilo. Scrivi tutte queste risposte nero su bianco, fai una foto che simboleggi tutti questi concetti, fai una vision board, un collage di foto, un video, parlati, scrivilo, incidilo, perché tutte queste cose dovranno essere accessibili quando la forza di volontà verrà a mancare. E te lo posso assicurare, prima o poi, qualunque sia il tuo percorso, la forza di volontà vacillerà. Purtroppo la mente in quei momenti cercherà qualsiasi modo per tenerti lontana da tutte queste risorse. Ti dirà: non guardare, non ci pensare, buttati sul cibo, è il tuo momento, ne hai bisogno, è una coccola, devi compensare questo vuoto. Ma ti assicuro che con un po' di allenamento, se anche una volta riuscirai a distrarti, di non agire d'impulso, invece di dirigerti nel frigorifero, nella dispensa, riuscirai a tirar fuori tutte queste risorse, tutte queste cose che hai scritto, tutte queste cose che hai fotografato, anche solo il fatto che ti stai distraendo, sta passando del tempo, stai spostando l'attenzione, quindi non stai più agendo d'impulso, non stai più utilizzando quella parte del cervello istintiva, primitiva, legata proprio agli istinti, al dolore, alla sofferenza. Ecco, solo distrarsi quei 5 minuti, rifocalizzare l'attenzione sulle cose che veramente contano, serve proprio per superare quel momento in cui la mente si annebbia ed è veramente solo un momento. Una volta superato quello, possiamo veramente agire razionalmente e
capire che certe azioni potrebbero veramente sabotare un percorso importante, lungo, a cui abbiamo dedicato tanto tempo e tanti sacrifici. Quindi fallo, che tu soffra di binge eating, che tu voglia solo perdere un paio di chili, veramente scrivi, tieni presente, visualizza, pensa qual è veramente il motivo, il drive, la forza, il tuo why per rimanere in questo percorso alimentare, per fare questi sacrifici e per effettivamente attuare delle rinunce. Mentre ci pensi, mentre cerchi di visualizzare, potresti anche capire che effettivamente non hai delle grosse motivazioni oltre l'estetica e che effettivamente fare tutti questi sacrifici che magari ti portano via anche degli importanti momenti di convivialità non è forse la cosa giusta da fare. Forse potresti risparmiarti tutte queste fatiche e ti assicuro che anche questo può fare tutta la differenza del mondo. Spero di esserti stata utile con questo piccolo video. Un bacione.